Viceversa è un'installazione audio-video, un'opera sperimentale che nasce da un'altra opera, che è Passi, allestita nel corso di quest'anno al Castello Maniace di Siracusa. Questo luogo straordinario, questo castello medievale, il cui pavimento è stato da Alfredo Pirri ricoperto di specchi, è stato messo in relazione con un'altra architettura importante, che è di natura totalmente diversa, che è una fabbrica, la cementeria Buzzi Unicem di Augusta, quindi a pochi chilometri da Siracusa. E questo progetto vuole mettere in relazione questi due luoghi. Abbiamo portato alcuni lavoratori dello stabilimento all'interno dell'installazione, affinché la attraversassero, la interpretassero, la ascoltassero e ci restituissero dei gesti. Con quest'opera abbiamo raccolto sia i suoni, il paesaggio sonoro del castello, che il paesaggio sonoro della fabbrica, e ne sono venuti fuori un disco, una partitura musicale di musica concreta e un film, un'installazione su due canali che appunto miscela e mette in dialogo le immagini suggestive di questi due posti straordinari. Innanzitutto direi che l'opera che vedremo stasera un'opera video e audio realizzata insieme, oltre ad Elga Marsala, anche a Pietro Leone, il videomaker che ha appunto seguito sia per documentare sia per realizzare un'opera appunto parallela a Passi, al Castello Maniace di Siracusa. Per me è stata una prova, quella cioè di estendere l'opera ad altre iniziative artistiche, è stata la prova che aspettavo da molto, cioè quella di dimostrare che da un'opera come Passi possono nascere altre. Soprattutto quello che mi interessa è la dimensione acustica di questo mio lavoro, che in questo caso ha anche dato il via a una rilettura degli spazi, come si diceva prima, di industriali, mettendo in relazione due, non solo spazi fisici, ma due comunità, direi, quella artistica e quella del lavoro, facendoli dialogare fra di loro, e oggi questo dialogo continua in un luogo che ha nuovamente a che fare fortemente col lavoro, con l'industria e con un passato che l'Italia dovrebbe riscoprire. Siamo qui davanti al Paraboloide in un momento veramente emozionante per tutti, perché questo di oggi è una sorta di inaugurazione di un progetto che parte da molto lontano, perché l'Associazione Il Cemento ha sempre avuto come punto focale il recupero di questo manufatto, che peraltro ha 100 anni giusti, perché è del 1922. Da quando l'Associazione Il Cemento è stata fondata nel 2007 si è sempre concentrata sul poter riqualificare questo oggetto, questa fabbrica, perché al centro del parco di archeologia industriale del territorio. Quello che noi facciamo oggi è una specie di anteprima e di presentazione di quello che sarà. Oggi, con i fondi del PNRR, il Comune di Casale, grazie all'apporto di Buzzi Unicem, attraverso l'Associazione del Cemento per tutto quello che riguarda la progettazione, lo studio, eccetera, contiamo di poter finalmente entrare ed usare questo oggetto.